stesso tempo che hanno visto questo. Espresso con E656 Caimano e carrozze WeChix XMPR e rosso fegato con bisarche. E45 di prima serie. Buongiorno a tutti, siamo a Roncoscrivia, al mastodonte di Giovi, dove c'è il plastico. Ed è la terza volta che lo vedo. Qua ci sono dei bellissimi materiali. Qua c'è un bel complesso di Casaralta con il Caimano. Abbiamo un bellissimo E655 con un treno cisterna. Che questo treno un po' ricorda il treno cisterna di Viareggio del 2009, che purtroppo deragliò alla stazione. Qua abbiamo una E402B livrea vecchia con carrozze cuccette. Questa è una carrozza dell'Intercity notte e queste dovrebbero essere carrozze francesi. Qua. Sì, queste sono carrozze francesi, senza E questa è una carrozza ristorante Grand Comfort. Qua abbiamo una 636 284 Camilla con un bel treno merci. Qua sta transitando un bel regionale con Mazinga in testa e in coda un bel Tigrone in livrea old. Qua arriva un altro bel 652, 632, 633 Tigre con carrozze MDVE. Con Mazinga in coda. Qua ripassa di nuovo il Tigre con il regionale. Arriva un bel 646 con un complesso di piano ribassato XMPR e piano ribassato originali e in coda passata. Abbiamo una bella 402A livrea FS con carrozza ristorante e carrozze svizzere. E in coda c'è un bagagliaio delle ferrovie francesi. Qua abbiamo due E646, uno in livrea XMPR e uno in livrea navetta. Qua si sta avvicinando la 636 284 Camilla con questo treno merci che ho fatto vedere prima, con cassoni, carri telonati, un container e pianali. Un bel trenazzo. Qua ritransita di nuovo la Camilla, una bellissima locomotiva
che è un miscuglio tra un 636 e un Caimano di sesta serie. Qua abbiamo due passanti, una in livrea navetta e livrea XMPR. Qui abbiamo una E400 2A con carrozze svizzere. Sì, ma hai chiesto se puoi andare di lì? Certo, metti per lui, te lo assicuro. Qua abbiamo doppia S45 prima serie e seconda serie con carri per i coils chiusi. Qua possiamo ammirare un complesso che era l'infanzia mia e di molti appassionati, le ALE 801 Fanta. Che purtroppo questo complesso purtroppo fu demolito. Qua abbiamo un bel 645 di seconda serie con carri chiusi. Ecco che arriva il treno merci. Qua si sta avvicinando un bel 636 con carrozze UCX rosso fegato e XMPR. Possiamo ammirare le porte a libro, che ovviamente le UCX le abbiamo viste a Milano io e il mio amico Giacomo, dove appunto lui ha fatto l'introduzione alle carrozze a Milano. Qua abbiamo il 636. Adesso sta arrivando un 655 Caimano con TC, cioè treno merci container. Eccolo qui. E ora qua mi sta facendo notare Alessio che sta arrivando la doppietta E645 con i coils, cioè con i carri chiusi. E sopra sta transitando la L801 Fanta. Vedi qua c'è scritto. Ecco qua sta arrivando la doppietta E645.
lavorando per prima e seconda serie. Quali sono? Quelli che si guadagneranno andranno a lavorare. Ah, certo. Capito? Quindi qua vediamo un bel incrocio con la doppietta di 6.45 con ripreso prima e un 6.36 con carri tellonati. Qua ritransita il 6.36 con i carri tellonati, che come sappiamo questa locomotiva all'epoca veniva utilizzata sia sui treni passeggeri che merci, progettate nel 1940. Qua abbiamo il 6.55 Caimano con il treno merci container. Quanto mi manca una cosa del genere da casa mia sulla Genova Ovada, vedere la S55 con i treni merci. Sta arrivando un altro Caimano S56 con piano ribassato e in coda una pilota Casaralta. Che bei ricordi. Signori, qui abbiamo un altro bel S56 Caimano con una carrozza piano ribassato e Casaralta. Ora sta transitando una E444R Tartaruga Livrea FS con carrozze UICX rosso fegato e grigio ardesia. Ecco che arriva l'espresso con la tartaruga. Che queste carrozze erano quelle a scompartimenti. Che venivano utilizzate sia sui locali che sugli espressi. Prima abbiamo visto la E444R Livrea FS, ora arriva la E444R Livrea XMPR1 con carrozze Grand Comfort, Intercity XMPR, ristorante, UICZ, Eurofima e una carrozza di un Eurocity chiamato Romulus che faceva il cosiddetto Roma-Vienna. Qua a Mignanego sta transitando il vecchio ETR 460 Eurostar che adesso naturalmente in livrea Freccia Bianca, quello che vediamo nella vita reale. Qua ci abbiamo il nostro Alessio. Buongiorno. Che è il mio collaboratore. E tu anche strombazzatore di treni. Giù abbiamo un Tigre con le medie distanze. E dall'altra parte abbiamo delle PR con una Casaralta in coda con una bella 6.46 di gran navetta. Qui sta arrivando la E444R in livrea XMPR1 che avevamo visto prima
mentre che partiva, e, sta, e si sta avvicinando l'ETR 460 in livrea Eurostar. Signori, qua si sta avvicinando l'ETR 460 Eurostar. Un treno che ha fatto la storia, che ormai è livrea originale. E che adesso lo vediamo in livrea freccia bianca. Che fa la Genova-Roma, o Milano-Roma, o Torino-Roma. 8605. Ora sta transitando un regionale con Tigre in testa e MDVC, navetta e un XMPR in direzione Genova. Qua sta partendo un altro Tigre con un treno merci cisterna. Qua sta partendo una E444R livrea FS con carrozze MDVE. Qua si sta avvicinando un altro Tigre con un treno merci cisterna. Signori, si sta avvicinando la L801 Fanta livrea FS. Qua abbiamo un altro Tigre con carri H.